accolto tutte le ordinanze che hanno fatto comuni analoghe, ho scelto come modello quella di Bologna. Chi in questi giorni sparerà botti avrà una sanzione, la sanzione sarà da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro per i casi più gravi, c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di non turbare anche nei momenti di gioia la serenità delle persone, c'è anche un problema, ripeto, di salute in qualche misura, sapete che sono numerosissimi i casi anche di incidenti molto gravi, Catania si mette al passo con tutte le grandi città italiane che stanno facendo la stessa cosa. Il Comune sarà il primo, non faremo fuochi d'artificio la notte del 31. Noi naturalmente abbiamo un certo numero di vigili urbani che dedicheremo a questa attività, è un invito pressante però che rivolgo innanzitutto ai cittadini, non sempre le norme naturalmente funzionano soltanto con la repressione, ci vuole anche senso civico, è una città che evita di ricorrere a quelle barbarie dei botti esplosi o addirittura esplosioni di colpi di pistola che qualche volta hanno ferito e ucciso delle persone, è una cosa che riguarda la sicurezza della città, rivolgo il più caloroso invito ai cittadini a festeggiare questo Capodanno, a venire in piazza, a vivere intensamente la vita della città, ma rispettando il diritto alla sicurezza e alla quiete di tutti, quindi anzitutto è un invito. Naturalmente poi se qualcuno sbaglia e viene beccato pagherà e pagherà anche salato.